dello sport per il suo scopo di proteggere i soggetti che praticano o vogliono praticare attività fisica e sportiva non rappresenta un'imposizione limitativa, ma un aiuto per il soggetto interessato affinché sia consigliato nella scelta e seguito nella pratica dello sport e dell'attività fisica. Ma in questo non c'è solo il medico, perché la novità, la forza della medicina dello sport è la forza del sport medicine team, che è un mutuato dal team della medicina dello sport e dell'atleta. Nel nostro ottenere risultati, vedete, al centro c'è il soggetto, meglio in mano il soggetto non paziente, perché ci possono essere anche soggetti sani che vogliono fare attività fisica, e ai lati del triangolo ci sono la famiglia, gli amici sono importanti, la figura del trainer che è fondamentale, cioè oggi si sta affermando la figura del laureato non medico che poi è quello che porterà a compimento quelli che sono gli scopi dell'attività fisica, cioè il recupero della funzione muscolare. All'altra c'è il medico. Il medico dovrà utilizzare naturalmente le sue capacità per un supporto clinico, ma non dimenticare mai la ricerca, perché noi oggi, grazie alla ricerca, anche la medicina dello sport è evidence-based, grazie alla ricerca la medicina dello sport oggi è stata inserita nelle scuole di specializzazione della medicina generale. Oggi la medicina dello sport è una branca olistica, ma questo perché? Perché insieme a questo ci sono le evidenze scientifiche. Quindi insieme tutti noi, proprio per fare un gioco di squadra, potremmo ottenere risultati che, se sono risultati in qualche modo costanti, non come la Fiorentina e vai in Coppa Europa e poi dopo diventa dodicesima, daranno invece una forza alla sanità, perché in questa maniera potremo avere più soldi, tra virgolette, e spero che la prescrizione dell'esercizio funzioni alla grande e possa essere estesa in tutta Italia, per poter in qualche modo a vivere una condizione diversa, perché la medicina è in evoluzione, la medicina è in evoluzione perché il mondo è in evoluzione. Noi dobbiamo essere questi e sono contento. La medicina dello sport oggi non è la medicina che cura gli atleti, ma che cura tutte le persone.